Ciao a tutti fantasmini e benvenuti in questo nuovo video unboxing. Come dal titolo, oggi andiamo a unboxare Zed. Comunque, a parte gli scherzi, questo personaggio, membro di Zed, è un personaggio abbastanza inutile, diciamo così. Questo perché lo dico? Perché mi è stato praticamente tirato dietro quando lo sono andato a comprare. In pratica gli faccio: avete per caso una statuetta di Zed? Neanche ho finito di dire Zed. Sì, guarda, tieni, prendilo per favore, che ne abbiamo 300 pezzi in magazzino che non ce la faccio, non so come cazzo levarmi delle palle. Comunque, a parte gli scherzi, andiamo ad unboxare questo personaggio, che tra l'altro vi ricordo che nell'altro video, quando ho unboxato Shin, avevo una faccia intercambiabile a poter mettere a questo maledetto strunzetto. Andremo a vedere anche quello. A proposito, se per caso vi siete persi l'unboxing di Shin, io ve lo linko qua al lato dello schermo, così potete andarlo a vedere e vedere quanto è figo anche Shin. Comunque, analizziamo prima la scatola per vedere un pochino in dettaglio questo personaggio. Allora, che cosa possiamo notare? Che ci sono un sacco di posizioni di morte di questo personaggio, di come può morire in mille pezzi, insomma. Ho detto, guardate la faccia da idiota che ha. Sto morendo dalle risate. E può tenere in mano questa maledetta, può brandire questa ascia insanguinata. E nulla ragazzi, unboxiamolo e vediamo in quanti modi possiamo metterlo in posizioni di morte. Ok. Ah, qui possiamo notare il solito piedistallo. Thank you very much. Ho detto thank you very much, grazie. Mettiamolo di lato, che però non ci serve. Stessa cosa, subito le scatole, via. E con la magia dell'editing andrò a levare questo coperchio di plastica. E uno, e due, e tre. Insomma, quello che è. Bene, prima di andarlo a tirare fuori dalla scatola, Zed ovviamente, questa è l'ascia che possiamo vedere piena di sangue. Bolla. Dai, carina, non lo dica. E essendo che non ha nient'altro se non se stesso, andiamo a tirare fuori lui. Qui possiamo vedere un po' se c'ha. Un attimo ragazzi, a parte che è più leggero di tutti quanti gli altri. Gli altri non è che pesano tantissimo, però lo vedo più leggero, più, non lo so. Sarà proprio che mi sta sul ghiez. Guardate che faccia da babbeo che ha. Dopo la faccia di classici personaggi che stanno per vedere il creatore, insomma. Qui possiamo già vedere delle aperture di come si può aprire. Sì, lo so ragazzi, che non state vedendo l'ora di vederlo come si vede all'interno. Tranquilli che adesso ci arriveremo. Anch'io non vedo l'ora. Vedete già che si vede qui la spaccatura. Bene. Come si apre? Come hai detto? Ah, ecco. Si apre così. È abbastanza inquietante, ragazzi. Ah, è qua ragazzi, ha la testa che si cambia. Ah vabbè, lol. Abbastanza inquietante come roba. Si gira la testa, cioè si ruota sta roba. Un attimo che dovete vederlo, così non si capisce. Dietro praticamente si gira questa testa, questa si mette dentro al corpo ed esce una cosa del genere, cioè è proprio una cosa inquietante. E all'interno possiamo vedere tutte quante le viscere tagliate a metà, insomma. Oddio mio, io mi schifo. Troppo bello comunque. Molto molto splatter, molto lol. E l'apertura è così, diciamo. Ecco, questa qua è la creatura massima. Ed ecco la testa di Zed, che si trova all'interno della scatola di Shin. Ora andiamo subito a provarla. Ed eccola qui montata.
Ammetto che non ho faticato poco per metterla, è stato un pochino da spingere, insomma, però è perfettamente incastrabile, ecco, non male. E anche Zid ha il suo piedistallo, come il classico. Ed eccoci qui a fine video. Ho preferito dargli l'arma che ho trovato dentro la scatola con Shin, perché era molto più carina, molto più dettagliata, insomma, invece della classica che si trova qua dentro. Però voi potete tranquillamente dargli quella, che comunque non è brutta. È solo una mia, un mio gusto, insomma, più dettagli dietro. Ci sta, ci sta, ci sta. Bene, se il video vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, non dimenticate di mettere mi piace, perché siete da sostegno. Senza di voi questo canale non esisterebbe. Io vi ringrazio calorosamente per aver visto tutto il video. Iscrivetevi, mi raccomando, è molto importante. Attivate la campanellina. Noi ci vediamo a un prossimo video unboxing o gameplay, quello che è. Sappiate che arriveranno due video molto speciali sulla serie Okuto no Ken, che non dovete assolutamente perdere, perché ci sono dei due personaggi d'eccezione proprio. Quindi mi raccomando, tenetemi sintonizzati iscrivendovi e soprattutto con la campanellina attivata. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao 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 ciao! Passa al lato scuro della forza, iscrivendoti al canale di Jack White 28.